Finalmente, finalmente, ragazzi, un parto, un parto. Emre Can, chiamatelo come ti pare, tanto dopo tutti questi mesi che ci ha fatto aspettare, cioè non è che si offende se sbagliamo la pronuncia. È un nuovo giocatore della Juve. Oh, finalmente, ragazzi, è da febbraio che si parla di Emre Can, quel che l'è, già un giocatore della Juve. Si sapeva, parliamoci chiaro, in ambiente della Juve lo sapevano tutti che questo ritardo estivo era dovuto semplicemente dal fatto che doveva fare le ferie, perché giocando la finale di Champions ha dovuto posticiparle. E dunque adesso è praticamente ufficiale, nel senso che ha fatto le visite mediche e adesso si attende soltanto l'ufficialità con la firma del contratto, ma possiamo dire che l'operazione ormai è cosa fatta. Anche perché le visite mediche che ha fatto Torino erano soltanto un richiamo delle visite già ampiamente effettuate da un'altra parte, non si sa ancora dove, però si sapeva che aveva già fatto le visite per la Juve da un'altra parte, un po' come fece Gonzalo Higuaín quando arrivò. Insomma, allora direi che è un bel acquisto. È il secondo acquisto della Juve dopo Mattia Perin. E il terzo potrebbe essere Cancelo, ma quello ovviamente ne parleremo quando, se e quando arriverà. Per Scaramanzia non dico niente, ma ragazzi, io credo che Emre Can sia un acquisto veramente importante a zero. Non è il primo grande acquisto della Juve a zero, stanno girando giustamente su internet tutti, Pirlo, Llorente, Pogba, Coman, Khedira, però se andiamo ad analizzarli, Pirlo era dato come giocatore finito, Pogba chi sapeva chi era, dai, a parte la Juve che aveva intravisto le potenzialità, quando l'abbiamo preso molti come me pensavano che venisse aggregato la primavera, così come Coman, cioè parliamoci chiaro. Tutte plusvalenze poi tra l'altro, quasi tutte plusvalenze, tranne Pirlo che però non è costato nulla, nel senso non ha preso nulla e risparmiato poi sull'ingaggio quando ormai si era per me già allora ritirato, che è andato a giocare in MLS. E dicevamo, Llorente sì, è un buon attaccante, è un buon faticatore, però un colpo che la Juve ci stava, no? Ci stava a far. Che un giocatore preferisse la Juve al Bilbao allora e ancora adesso credo che ci stia. E poi comunque Llorente, ripeto, è un buon giocatore, ma non è il fuoriclasse assoluto. E poi chi è che c'è? Khedira, ecco, Khedira è stata una scommessa perché ha preso Khedira a zero, ma Khedira è un giocatore, era un giocatore che con Real Madrid non giocava praticamente davvero da 2 anni. Ha vinto Champions League, mondiale per club, praticamente giocando pochissimo. Quindi era stata una scommessa della Juve, Sami Khedira, proprio per dico, faccio giocare, prendo Sami Khedira, se si mette a posto è un grande acquisto. Così è stato. Chiaramente ci sono stati anche parametri zero che hanno fallito, tipo Lucio. E poi questo è il primo parametro zero però di caratura veramente internazionale, un giocatore al top perché ha 23 anni ed è uno dei top d'Europa, uno dei giocatori più forti della Premier, uno dei centrocampisti migliori della Premier, che ha preferito la Juventus a tante altre squadre, compreso il Real Madrid, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' perché forse la Juve è più sicura di trovare spazio, non lo so. Detto ciò, però, comunque, questo ragazzo ha preferito la Juve. Questa è una prova di forza della società Juve, aver preso questo giocatore di questo livello a zero. Cioè, vedo più una prova di forza nella società in questa operazione qua che magari andare dal Napoli o a dargli 90 milioni per Higuaín. Quella è una prova di superiorità, no? Questa è proprio una prova di forza. È veramente incredibile della società. La prova di forza può essere stata anche quella del Paris Saint-Germain che è andato a prendere Neymar. Però non sono prove di. Non a livello di. Cioè, è facile andare a pagare le clausole. È più difficile, secondo me, convincere un giocatore che va via zero a declinare offerte, ripeto, importanti, tra cui anche Bayern, Real, eccetera, per venire alla Juve. Ecco, questo, secondo me, è stato un capolavoro vero e proprio di Marotta. E dunque, Emre Can, dove lo schiereremo in questo. Tanto sto guardando, dato c'ho l'occhio che ogni tanto va di qua perché c'è Danimarca-Australia che sta finendo. E dove andrà a giocare Emre Can? Secondo me, Emre Can andrà a prendere il posto di Sami Khedira. Parliamo sulla formazione starter, no? Nei titolari, ma poi sappiamo che girano tutti, quindi Khedira, io guai, guai se mi dovessero cedere Khedira, credo che mi innervosirei parecchio perché credo che sia un giocatore troppo importante. Io Emre Can non lo farei giocare titolare senza far giocare un anno con Khedira, almeno negli allenamenti. Devi imparare, bisogna capire com'è Emre Can, no? Però ecco, diciamo che per caratteristiche dovrebbe giocare al posto di Khedira.
E quindi il centrocampo attualmente dovrebbe essere Pjanic, Matuidi e Emre Can. Con ovviamente da valutare altre cose, tra cui Betancourt, tra cui adesso oggi ho sentito Rabiot, però francamente non lo so, mi lascio un po' perplesso Rabiot, anche perché o Golovin o Rabiot, non è che possiamo prendere tutti i centrocampisti. Dato per scontato la partenza di Sturaro, e dato per scontata secondo me la partenza di Marchisio a zero, perché secondo me rescinderà il contratto, a quel punto lì i centrocampisti Matuidi, Benatia, ciao, buonanotte, Matuidi, Pjanic, Khedira, sono tre. Sono i tre titolari. In panchina ci metti Bentancur, Khedira, scusate, Khedira l'ho messo i titolari, ho messo Emre Can, allora rifacciamo. Matuidi, Pjanic e Emre Can i titolari. Panchina, Khedira, Bentancur e non lo so, Golovin o Golovin titolare al posto di Matuidi e Matuidi in panchina, però insomma. Credo che questi saranno i sei, ecco, però francamente o Golovin o Rabiot, nel senso non penso ci siano margini per prenderli tutti e due, anche se secondo me se avessimo anche il settimo centrocampista, e secondo me Bentancur come settimo sarebbe l'ideale perché sa fare i due ruoli, sia il regista che la mezzala, quindi avere magari sette centrocampisti in una stagione così importante, secondo me non sarebbe poi male, ma non credo che sia nell'ottica della Juve, questo per cui presumo che alla fine, a meno che di stravolgimenti della rosa e quindi di cessioni che spero non avvengano, credo che arriverà uno forse tra Golovin e Rabiot, ma tra l'altro non sarei neanche poi così sicuro al 100%. Penso io, penso io. Ragazzi, quindi questo è il mio pensiero, sono estremamente soddisfatto dell'acquisto di Emre Can, così come lo ero di Perin, e tra l'altro gioca per la Germania, quindi tedesco. I tedeschi sono una fonte di certezze, nel senso che sai benissimo che con i tedeschi non sbagli, no? Abbiamo visto anche io che sicuramente ha giocato pochissimo, quelle poche partite che ha giocato ti faceva capire che lui c'era, perché veramente i tedeschi hanno questa capacità enorme. Ecco, quindi assolutamente sono molto contento, adesso non vedo l'ora di chiudere altre trattative, diciamo che già secondo me se la Juve dovesse prendere Cancelo, la rosa si impennerebbe ancora, nel senso di qualità. Poi bisognerà controllare ovviamente alcune situazioni spinose, perché è chiaro, bisognerà valutare la situazione Higuaín, la situazione Benatia. Mi auguro che rimangano tutti, cioè che rimanga la rosa così e ci siedano soltanto, possiamo dire, gli esuberi, è brutto da dire, ma intendevo quello, cioè i giocatori che non servono, non è che giocherebbero poco, tipo Sturaro o il Marchisio che ormai il suo l'ha fatto, eccetera, eccetera, diciamo, a questo livello qua, ma non si cedano i titolari, ecco, questa è la mia speranza, perché sennò siamo sempre punto a capo. E niente, ragazzi, quindi questo è il mio pensiero su Emre Can, sono molto, ripeto, ancora molto contento. A me non resta che dare appuntamento con i prossimi video. Tra l'altro, oggi uscirà il video della finale del campionato femminile Under 15 Inter-Juventus. Poi, stasera, magari sul tardi, farò un post delle due giornate, delle due partite del mondiale con dentro i giocatori della Juve. Tra l'altro, oggi sono Francia-Perù, ma anche Argentina-Croazia. Quindi, sono tre squadre con i bianconeri in campo. E niente, a me non resta che salutarvi e dare appuntamento con i prossimi video. Ciao!